Eccoci per TG Events e per Radio Number One, un altro ospite speciale in questa giornata, c'è Ermal Metta. Ciao Ermal, come stai? Ciao, buongiorno, bene, tutto bene. Allora, oggi noi, tra l'altro devo dirti Ermal, abbiamo anche una novità rispetto agli anni passati, perché abbiamo una nuova adepta della radio che vuole farti una domanda importante. Dice: l'intervista Ermal Metta la voglio fare io, e quindi io mi sottraggo. Ah, ti vai già via così direttamente? Me ne vado, mi abbandono. Ok, grazie Ermal per essere qui grazie con noi. Più ti hanno Njësh, pse ke zgjedhur Amara Terra Mia si cover këtu në Sanremo? In quale lingua vuoi che ti risponda? Quella che vuoi. No, stavamo, è da giorni che mi dice: quando arriva Ermal Metta devo fare io la domanda in albanese. Allora, Ermal, insomma, come ti trovi in questo Sanremo? Cosa ti ha chiesto a proposito? Come mai hai scelto la canzone Amara Terra Mia come cover? Allora, quello vorrei sentirlo anch'io, anche in italiano. No. Sarebbe più giusto per chi ci ascolta fondamentalmente. Ho scelto questa canzone perché intanto non è delle più conosciute di Modugno, però è sicuramente tra le più belle. Poi è una canzone che parla di distacco, di migrazione fondamentalmente. Noi tutti siamo migranti in quanto viaggiatori del nostro tempo, e quindi abbiamo tutti in comune una cosa, che attraversiamo ogni giorno dei confini che sono temporali. Poi inoltre mi sembrava un modo giusto per rendere omaggio a chi abbandona la propria terra in cerca di qualcosa di diverso. Ecco, l'altra sera tra l'altro sembrava una interpretazione anche molto difficile tecnicamente, no? Diciamo che non era facile perché ho introdotto un elemento così teatrale, che è la voce di una donna, che ho preso questa Maria, che ho preso in prestito da Toto Cutugno, Buongiorno Italia, Buongiorno, certo. Maria con gli occhi pieni di malinconia. Quindi ho immaginato questo incontro dei personaggi delle canzoni, perché poi i personaggi all'interno delle canzoni si incontrano, secondo me, mi faccio sempre questo trip, e quindi non è stato facile, anche perché emotivamente era dura tirarla fuori quella roba lì, soprattutto insomma in Eurovisione, davanti a una platea così vasta, eccetera. Ecco, riguardando tutte queste esperienze che sono diverse, no? Un po' perché anche con certo. Due gruppi diversi in precedenza, c'è qualcosa, qualche sfumatura che invece hai trovato che è stata un minimo comune denominatore, cioè che comunque c'è sempre stata? La sfumatura è la meraviglia di suonare con un'orchestra così, così grande, è fatta di musicisti straordinari. Il fil rouge di tutte le esperienze è quello, è la grande emozione che quel palco comunque ti regala, cioè non ci si abitua mai a cose di un certo tipo. Ermal Metta qui su Radio Number One dal Festival di Sanremo. Allora, le canzoni non si raccontano, però insomma, per chi magari ha captato le prime note, adesso sta cominciando a familiarizzare, cosa possiamo dire di Vietato Morire? Vietato Morire è una canzone che parla di disobbedienza. La disobbedienza è quella che io mi auspico, è il messaggio che la canzone porta al proprio interno, perché disobbedire vuol dire crearsi un varco per raggiungere la felicità. Il tempo a nostra disposizione è relativamente poco, perché la vita è una sola ed è un dono talmente prezioso che non va lasciato nelle mani di chi non sa apprezzarla o di chi non sa apprezzarci. Quindi disobbedire vuol dire anche avere una testa propria, e avere una testa propria vuol dire anche avere una cultura propria, è una propria coscienza spirituale. Quindi disobbedire significa non morire. Ciao, un saluto a tutti gli amici di TG Events da Ermal Metta.